zitti, quatti, quatti, nessuno se li fila e loro sono terzi in classifica intanto, alla faccia. E tra parentesi, terzi in classifica giocando a calcio, giocando a pallone, facendo gioco, non andando a strappare pareggi in giro qua e là. Giocando a calcio, magari ogni tanto concedendo qualcosa, ma giocando a calcio e far divertire le persone. Questa è la Fiorentina oggi. E sono lì terzi in classifica e attenzione, perché attenzione a questa Fiorentina, perché anno dopo anno aumenta sempre di più le ambizioni, eh? Ogni anno aggiunge, non toglie mai, aggiunge qualcosina. Perciò attenzione alla Fiorentina. Complimenti, ma attenzione perché veramente è una gran bella squadra. Belli siete, ragazzi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nece nella casa del pane e balù. Siamo qui per commentare la chiusura della settima giornata di campionato con le partite di oggi pomeriggio, del tardo pomeriggio e quella di stasera, soprattutto quella della Fiorentina che ha fatto una grande prestazione e si è portata al terzo posto in classifica, ragazzi. Tanta, tanta, tanta roba, veramente. Devo essere veramente sincero, tanta roba perché giocano veramente un gran calcio. Dai, parliamone insieme, facciamoci due chiacchiere, anche dicendo due cosettine sulle partite di oggi pomeriggio. Prima di cominciare, però, vi invito ad iscrivervi al canale per chi ancora non l'avesse fatto, ragazzi. Iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Mettete un bel likeettino al video per sostenerlo e soprattutto, ragazzi, ditemi la vostra. Ditemi anche voi se vi divertite guardando la Fiorentina e se la snobbato, se invece, insomma, la temete, perché la Fiorentina è una squadra che veramente a me fa paura da avversario. Mi piace molto vederla e fa paura, perciò attenzione. Attenzione alla Fiorentina, ragazzi. Come al solito, vi chiedo anche se vi va, seguitemi su Instagram, sul gruppo Telegram. Nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link. Venitemi a trovare anche di lì che ci sono delle cose carine da fare. Dai, partiamo, partiamo. Allora, prima di arrivare alla partita della Fiorentina, che insomma ne possiamo parlare, magari aspettiamo, cioè, ne parliamo dopo. Voglio dire due cosettine sulle partite di oggi pomeriggio, Torino. Verona, partita da 0-0, partita che avevo sostanzialmente già dichiarato una partita da no goal, quelle classiche partite da 0-0, da 1-0 risicato. Quella, oramai la storia di queste due squadre è quella. Insomma, proprio metterle insieme, io non mi ricordo grandi goleade tra Torino e Verona, ma al di là di questo c'è cioè, proprio il Torino, è una squadra veramente che fa fatica a fare tanti gol. E soprattutto fa fatica a dare spettacolo nelle proprie partite e il Verona anche metterle insieme può solo che uscire uno 0-0, perciò sinceramente c'è poco da dire in questa partita, mentre nella partita tra Sassuolo e Monza è stata diversa, mi è piaciuto molto il Monza, devo essere sincero, che ha vinto la sua partita e insomma. Poi il calcio è questo, ragazzi. Il Sassuolo ha pettinato la Juventus, ha lisciato l'Inter e poi perde in casa col Monza. Adesso non me ne vogliono quelli del Monza perché poi il Monza è una gran bella squadra e ce lo ricordiamo benissimo l'anno scorso e quest'anno con qualche fatica in più, però insomma avendo tolto dei titolari, perché aver perso Carlos Augusto, Sensi, Rovella, cioè insomma. Non è semplice per una squadra come il Monza levare tra i titolari e riuscire a ripetere quello che già era stato tanta roba l'anno scorso. E invece quest'anno, tra alti e bassi, comunque si è ripresa, 9 punti in campionato, vince un'onesta partita, perciò non me ne vogliono quelli del Monza perché non ho nulla contro il Monza. Certo che affrontare un Sassuolo che arrivava da due vittorie contro Juventus 4-2 e contro l'Inter 2-1, ma in rimonta perché perdevano 1-0 a San Siro. Cioè, ragazzi, ve la raccomando, cioè non era semplice. Il Monza ha fatto la sua partita e se vogliamo stare a vedere nel secondo tempo, soprattutto l'ha dominata in lungo e largo ed è stata la squadra che tra le due è quella che ha cercato di più la vittoria e l'ha meritata. Grande Colombo, che se non sbaglio è ancora del Milan, insomma, ha fatto un gran bel gol e ha avuto la possibilità di farne altri, perciò.
Insomma, e soprattutto ne aveva fatto un altro che poi è stato annullato per un fuorigioco, perciò insomma è un giocatore Colombo che sta crescendo bene. L'anno scorso aveva fatto una bella annata a Lecce, ha molta personalità questo giocatore perché anche l'anno scorso con Lecce si prese la responsabilità di tirare rigore salvezza, insomma per un giocatore che non fa parte di quella rosa perché era solo in prestito, di giovane età, insomma non è semplice, invece prende il rigore, lo tira, lo segna e regala la salvezza a Lecce, quest'anno va in una squadra come il Monza e insomma sta facendo una bella crescita, un buon profilo, un buon profilo. Ecco perché il Milan non cerca profili importanti come attaccanti, molto probabilmente ci crede Colombo. Boh, vabbè, adesso a parte gli scherzi, bella, una bella vittoria del Monza che si rimette veramente alla grande, 9 punti, raggiunge il Sassuolo appunto e sta facendo il suo campionato il Monza, è tornato ai livelli dell'anno scorso, e si è perso qualche partita però poi sta tornando ai livelli dell'anno scorso e se non sbaglio l'anno scorso in questo stesso periodo aveva molto meno punti di adesso, forse ne aveva qualcosa come 4 o 5, qualcosa del genere, non vorrei sbagliarmi, adesso non mi ricordo, però sicuramente non 9, perciò comunque ha iniziato alla grande. Arriviamo alla partita di stasera, insomma ragazzi, stasera la Fiorentina regala spettacolo, Nico Gonzalez oramai si è preso sulle spalle questa squadra in tutto e per tutto, è vero che la Fiorentina è una squadra corale, no? È una squadra che ha un gioco corale, perciò tutti quanti danno il proprio contributo, però poi in una squadra ci vuole sempre un qualcuno che dia qualcosa in più, il fuoriclasse, quello che fa la giocata, quello che fa il gol, quello che è nell'anno particolare. E mi sembra che quest'anno Nico Gonzalez sia bello attivo a livello di gol, a livello di prestazioni, insomma, è uno che è sempre presente lì in attacco, al di là di tutti gli altri giocatori, vari Biraghi, vari Bonaventure, insomma, ce li ha i giocatori della Fiorentina per fare male. Perciò, al di là di Zola, che oggi si è sbloccato dopo un bel po' di partite, perciò la Fiorentina è una gran bella squadra, io lo dico da 2 anni a sta parte, chi mi segue da tanto tempo lo dico da 2 anni, la Fiorentina è una gran bella squadra e ho notato nella Fiorentina una crescita veramente ogni anno esponenziale, nel senso che Italiano l'ha portata a gareggiare in Europa. L'anno scorso l'ha portata in finale di Conference League, quest'anno insomma sta facendo un grande campionato, un grande inizio, è terza in classifica, perciò ogni anno aumenta sempre di più le ambizioni e bisogna stare molto attenti a questa Fiorentina perché gioca un bel calcio, oggi chiude la partita sostanzialmente nel primo tempo, ma già dopo pochi minuti, perché dopo 1 minuto e mezzo, 2, Nico Gonzalez va in gol, poi arriva il raddoppio in sua autorete, ma comunque con un'azione manovrata, insomma, dove aveva messo il Cagliari, è vero, affrontava una squadra che ha più di una difficoltà in questo momento, è seriamente in difficoltà, però appunto, quando poi affronti queste squadre puoi incappare. E poi ricordiamoci che la Fiorentina gioca anche il giovedì. Insomma, ragazzi, la Fiorentina sta facendo qualcosa di clamoroso perché essere terza in classifica e giocare il giovedì in Conference League. E oltretutto la Fiorentina è quella che ha giocato di più perché ha dovuto fare anche i preliminari, i playoff, ha dovuto fare 2 partite in più degli altri prima delle competizioni europee. Perciò anche a livello di preparazione è iniziato prima, insomma, sta facendo veramente un qualcosa di clamoroso e insomma chiude il primo tempo sul 2-0 e poi chiude sostanzialmente la partita sul 3-0. Sul finale, appunto, segna Nzola che era molto che non segnava. Si è visto a tratti nel secondo tempo un po' il Cagliari, un po' perché la Fiorentina magari ha gestito il risultato, ma proprio perché, appunto, la Fiorentina ha bisogno di chiudere le partite nel primo tempo perché poi nel secondo tempo è inevitabile un po' di calo anche a livello fisico, no? Perché deve dosare le forze perché c'ha ancora tante partite e ne ha fatte molte di più delle altre. Perciò, insomma, ci stava, però, detto questo, merita questa vittoria, fa una grande vittoria e complimenti alla Fiorentina, ai giocatori, al presidente e soprattutto all'allenatore perché è un allenatore veramente che a me piace molto, al di là di tutto lui pensa solo ed esclusivamente a giocare, veramente lui pensa a giocare a calcio. Ecco, io questo è un allenatore che avrei visto molto molto bene
a Napoli quest'anno. Infatti pensavo potesse andare là. Adesso non voglio levare italiana gli amici della Fiorentina, stavo dicendo, però insomma, per un Napoli che lo vedo molto bene, lo vedo molto bene anche nella Fiorentina. Sono contento che è rimasto, perché veramente è un allenatore molto capace, che regala gioco, e questo è una cosa che gli dà un qualcosa in più per chi come me è amante di questo sport, e soprattutto in questo caso è fuori dal tifo, no? Io un tifo né Fiorentina né Cagliari, perciò mi guardo la partita e voglio godere. E la Fiorentina è una di quelle che quando non la incontri, quando non ce l'hai come avversario, ti fa godere. Quando ce l'hai come avversario, un po' poco, perché è sempre molto difficile batterla, e spesso il Milan cade anche in sonore allisciate, perciò quando sono avversario è molto difficile, però mi regala sempre veramente grandi belle prestazioni, piacevole da vedere. Dai ragazzi, vi abbraccio di cuore a tutti quanti, vi auguro una buona notte, ci vediamo domani per vederci insieme alla Champions League. Mi raccomando, belli siete, un bel like al video, come dico sempre io. Bye bye!